merito al destino della popolazione trentina durante la Grande Guerra, gli storici hanno parlato di popolo scomparso. Una definizione questa efficace per rendere l'idea di cosa succede tra 1914 e 1918 in Trentino. Il quadro è impressionante. Su una popolazione di circa 400.000 abitanti, nel corso del conflitto, oltre 60.000 sono gli uomini arruolati, 75.000 i profughi e le profughe spostati all'interno dell'impero austro-ungarico, 35.000 quelli portati in Italia, circa 2.500 gli internati e i confinati. Migliaia non torneranno più a casa, moriranno sui campi di battaglia o per le malattie. Quando la guerra finisce, il 3 novembre del 1918, tutti coloro che ancora si trovano dispersi nelle regioni dell'impero si metteranno in moto per ritornare finalmente a casa. Chi sono le donne e gli uomini che ritornano in Trentino? Nella estrema variabilità delle situazioni che hanno vissuto, tutti e tutte sono contraddistinti dalla parola ex. Sono ex soldati di un impero che non esiste più. Sono ex prigionieri di uno zar fucilato dai rivoluzionari bolscevichi. Sono ex profughe di un paese scomparso. È la ex classe dirigente di un mondo sepolto nella cripta dei Cappuccini di Vienna. Un aspetto meno noto dell'esodo dei civili trentini è quello che ha coinvolto il clero e le suore, sospettati di non essere fedeli all'imperatore. Circa 200, tra parroci, religiose e suore, vengono internati nel corso del primo conflitto mondiale in Trentino. Tra questi anche il vescovo di Trento, Celestino Endrici, giudicato dalle gerarchie militari non sufficientemente patriottico per il suo mancato sostegno esplicito alla guerra. Già nel 1916 è mandato al confino in Austria, nell'abbazia di Heiligenkreuz, alle porte di Vienna. Ritorna a Trento solo nel novembre 1918 e fin da subito il Regno d'Italia sfrutta la sua vicenda a fini propagandistici, rappresentandolo come l'ennesima vittima della cattiveria austriaca nei confronti dei popoli sottomessi. Ma anche il mondo cattolico trentino a rappresentarlo come il difensore dell'immagine dell'italianità, in contrapposizione soprattutto allo schieramento socialista, che sta cercando di monopolizzare il tema dell'irredentismo con la figura di Cesare Battisti. A Roma c'è addirittura chi vorrebbe farlo nominare senatore del regno, ma l'iniziativa trova fin da subito la ferma opposizione del Vaticano e dello stesso Endrici, che è ben consapevole dei problemi concreti che lo attendono in provincia. Vi sono le associazioni cattoliche da riformare e un'intera popolazione da assistere che chiede a gran voce aiuto e sostegno spirituale. Terminati i giorni caotici della fine della guerra, quando si era autonominato un governo provvisorio, il 20 novembre 1918 il commissario civile Pecori Giraldi nomina Vittorio Zippel podestà di Trento. Zippel continuava in questo modo il suo incarico, bruscamente interrotto 3 anni prima. I problemi che Zippel si trova a gestire sono enormi. Il ritorno dei profughi e dei militari, la città devastata, la sostituzione delle vecchie leggi austriache con quelle nuove del Regno d'Italia, una diversa mentalità giuridica e amministrativa. Zippel viene anche nominato dal re senatore nel 1919 per avere onorato la patria con servizi e meriti eminenti. Nel gennaio del 1922 verrà sostituito da Giovanni Peterlongo, che viene nominato e non eletto nuovo podestà. Il treno rappresenta il mezzo di trasporto più importante nel primo dopoguerra anche in Trentino. Lungo l'attuale ferrovia del Brennero, migliaia di trentini tornano infatti a casa fino al maggio 1919. E dalla stazione di Trento, posta sul fondovalle, tutte queste persone vengono via via ridistribuite verso le proprie case, verso i propri luoghi d'origine, rimasti in alcuni casi isolati fino alla primavera del 1919. Ma la ferrovia è anche il mezzo di trasporto fondamentale per continuare a rifornire il capoluogo, Trento, una città perennemente affamata e non capace di mantenersi da sola, dove le attività commerciali continuano a essere chiuse e dove le campagne, devastate, risentono della mancanza di cura nei 5 anni della guerra.
In questo contesto, un unico binario tra Verona e Rovereto è costretto a sopportare l'intero peso del trasporto di merci e persone tra le due province del Regno. Ancora oggi, milioni di persone sono costrette a lasciare le proprie case a causa di conflitti armati in tutto il mondo. Per questo motivo abbiamo chiesto a Luisa Chiodi, direttrice dell'Osservatorio Balcani Caucaso, di ricostruire per noi le dolorose vicende dei profughi che tornano a casa dopo la guerra in Bosnia degli anni 90. La dissoluzione dell'ex Jugoslavia ha comportato 10 anni di guerre con numeri molto consistenti di morti, ma anche di rifugiati e sfollati. La Bosnia in particolare, un paese che aveva prima della guerra circa 4 milioni di abitanti, ha avuto addirittura 2 milioni, cioè metà della popolazione, che nel corso del conflitto è stata forzatamente spostata e si è trovata costretta a scappare. Forzatamente spostata per via dell'obiettivo politico che era creare stati etnicamente omogenei e quindi dove c'erano comunità miste, costringere la gente alla fuga per costituire comunità omogenee. La fine della guerra con gli accordi di Dayton, accordi di pace che misero fine alla guerra in particolare di Bosnia nel 1995, avevano una previsione specifica proprio sul tema del ritorno di tutta questa massa di persone che era stata costretta alla fuga. Si stabilì quindi un principio importante di diritto al ritorno a casa, un principio che ancora oggi è utilizzato in una serie di procedure anche giudiziarie a livello nazionale ed internazionale per far valere il diritto al ritorno. Quindi un principio importante che però veniva naturalmente ad affermarsi in un contesto estremamente difficile. Tornare a casa in un posto dal quale eri stato cacciato con la forza, a volte con il contributo dei tuoi vicini di casa o dove le autorità che avevano condotto le operazioni di guerra, spinto alla polizia etnica, erano ancora in contesto di poter decidere, prendere decisioni come sindaco, capo della polizia e via discorrendo, naturalmente rendeva il clima del ritorno impegnativo. Ci fu un impegno molto significativo anche in termini di risorse finanziarie e di accompagnamento al ritorno. Si è trattato di risorse importanti per consentire la ricostruzione delle case, ma anche proprio far sì che le persone potessero tornare nelle proprie case. A volte intere comunità con autobus scortati venivano aiutati gradualmente a riprendere possesso dei propri villaggi. Tutto ciò è stato sicuramente molto importante, ma come dicevo faticoso, e il risultato non può essere naturalmente considerato soddisfacente. Metà dei 2 milioni di persone non sono di fatto tornate. Di quel milione che invece a cui è stata data davvero concretamente la possibilità di tornare, soltanto una metà è riuscita a tornare in contesti nel quale diventava minoranza. Diverso per chi invece è tornato a vivere nelle aree dove la propria comunità era dominante. Oggi la Bosnia vive una nuova situazione di difficoltà, non solo naturalmente perché il processo del ritorno è ancora in corso, di contro stanno arrivando tante persone, questa volta da altri conflitti, in particolare dal Medio Oriente, dalla Siria in questi anni, ma anche dall'Afghanistan, e i Balcani sono diventati una rotta per l'arrivo in Europa. Il 4 novembre 1918 è stato firmato l'armistizio tra Impero Austro-Ungarico e Regno d'Italia. La pace è finalmente realtà, ma i problemi che rimangono sono davvero tanti. La popolazione rimasta è stremata dalla fame, dalle malattie e dalla convivenza con migliaia di soldati imperiali. Chi torna ha vissuto esperienze spesso terribili. Il territorio porta i segni della guerra e dei saccheggi. Le case sono distrutte, l'economia in ginocchio. Thank you.